E chiudiamo con una bellissima preghiera di Francesco d'Assisi, innamorato di Dio, innamorato delle cose belle. Cari giovani, in un messaggio Giovanni Paolo II ebbe a scrivere proprio dalla Verna, era il 1993, erano le stimmate, 17 settembre, scriveva così ai giovani un messaggio. Cari giovani, amate la vita, amatela così com'è, non supatela, amatela nella bellezza del creato, nel dono dell'amicizia, ma non supate nulla di quello che avete. Francesco d'Assisi in un momento scrive questo: o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. I giovani oggi va di moda dire: sei connesso? Rimaniamo connessi con la nostra anima, con Dio, con la nostra fede. Mai perdere il contatto con il Signore, altrimenti ci perdiamo, non sappiamo più dove andiamo. E un canto recita così: se si potesse regalare un po' di fede a chi non crede più nel bene. Forse non ci crediamo più noi cristiani, ma noi ce la faremo. Ce la faremo? Guardate la persona a fianco e dite: coraggio, noi ce la faremo. Coraggio, noi ce la faremo.